Allora, sono qui con questo foglio Excel che mi sono fatto, mi ero già fatto, ok, dove praticamente ho verificato l'esattezza di questo esercizio, cioè in figura sotto sono riportati i tempi e l'efficienza per l'azione di staffaggio di un pezzo sulla tavola della fresatrice. Si nota che non è possibile individuare un valore dominante. In questo caso, per ricercare il tempo normale, è opportuno adottare il sistema della media, indicando con n il numero delle rilevazioni per detto metodo. Si ricorre alla relazione il tempo normale, è dato dalla sommatoria dei prodotti dei tempi per le efficienze corrispondenti e diviso 100 e diviso il numero praticamente delle rilevazioni, ok? Che sarebbe poi il numero dei prodotti in questo caso qua. Io l'anno scorso avevo fatto così, però mi dava 217,39 contro il 217,75, cioè avevo usato un metodo un po', cioè avevo riportato qui la media average, ok, e poi avevo moltiplicato questo per la media e poi avevo diviso per 6 perché sono 3, 3, 6 e qua era la formula, ok, diviso per 600, 6 diviso 100. Avevo usato prodotto da B4 per B9 di 4 per D9, ok, vabbè. Al di là che adesso mi sembra un po' differente, comunque vabbè, funzionava, però mi dava, vediamo perché io poi sono prodotto, vediamo se io 217 se faccio l'asterisco, 200 mi dà lo stesso, anche se facevo punto e virgola o coso mi dava lo stesso, ok, vabbè, sempre 217,39. A questo punto ho chiesto a Gemini, però Gemini non mi piace tanto. Sì, mi ha dato un'idea, ma poi non funzionava, ho dovuto smanettare un po' io. Però vabbè, mi ha dato l'idea, però ecco, a mio avviso è molto meglio il ChatGPT, perché qui lui, Gemini è un po'... non mi piace tanto. Non mi piace tanto, non è preciso, non è preciso come ChatGPT, è più preciso ChatGPT. Comunque mi ha portato sulla via giusta usando però anche Sun Product me l'ha dato un po' sbagliato, ecco, ho dovuto alla fine cos'è che ho fatto? Alla fine ho usato questo, ho usato il Sun Product e l'ho usato così. Cioè da B4 a B9 e poi diciamo, la controparte è da E4 fino a H9. Ok? Questo è a questo punto diviso 100 e poi sono andato a usare il count IFS, cioè sempre da E4 ad H9, però maggiore di 1. E dunque mi va a contare quanti sono questi, che sono 18, 1, 2, 3, 4, 5, che sarebbe l'n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. A questo punto fai il calcolo è giusto, è proprio 217,75. E dunque io sinceramente questo adesso vado a... ormai ho fatto il video per ricordarmi che era approssimato quello che facevo io. E adesso andrò a mettere taglia incolla funziona e questo posso cancellarlo. Vabbè, lascio questo qua, lascio così. Interessante anche questo, potrei cancellare solo per diciamo un controllo, ecco. Comunque ripeto, usare Sun Product e poi usare Count IFS. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.